Marilù Rock Contest. Quella, abbiamo sentito I Got a Woman con Steve Cash. Saluto rock o country? Io direi country. Allora, continua il nostro incontro con le band che naturalmente si sono aggiudicate, le cinque band più una, la sesta band con il premio alla critica. Le incontriamo nel dopo la base Life Factory. Proprio per non farvi mancare l'atmosfera abbiamo portato il backdrop con tanto di sapore, di profumazione. Vi mancava sapore di mare, sapore di sale. Allora, Steve Cash che si sono classificati, ve lo ricordate cosa vi siete classificati? Secondi. Siete in grado di ricordare anche i premi, perché Radio Marilù non paga con denaro, però vi diamo la possibilità di coltivare la vostra passione musicale, di continuare con il vostro sogno, perché trattasi di sogno, esatto. Il vostro sogno musicale di tutte le band. Vi siete vinti allora i 40 passaggi su Radio Marilù, compresa questa intervista che poi deciderete se mandare in onda o meno. Ho già incontrato diversi gruppi, insomma tanti sono, se vi ho detto abbiamo fatto una figura, se non altro per il presentatore. Allora, poi i due brani in multitraccia, avete la possibilità di registrare questi brani in multitraccia, due, saranno fantastico. Due, e poi avete 6 ore di sala prove professionale. Ok, io ho ricordato tutto durante le serate, ma vi ho visti che eravate presi dalle vostre cose, molto probabilmente non avete sentito insomma quello che vi dicevo, perché eravate presi dalla vostra musica. Allora, vogliamo parlare della band, certo. Una band diciamo tra virgolette nuova, perché sono un paio d'anni, 3 anni che siete assieme. Siamo 2013. Nati nel 2013. Allora, il caso di ricordare i nomi, ma sì, dai, se non altro per le famiglie che poi si collegheranno alla radio e che avranno anche modo di vedere questo video, salutate Rosa, la nostra capitana. Allora, Marco Ballotta, voce maschile. Ciao. Chiara Salin, voce femminile. E quella con la barba. Chiara Salin, poi Andrea e Michele Tognona, chitarre acustiche. Alessandro Di Bella, la chitarra elettrica. Ah. Francesco Di Bella, al basso. Fratelli, cugini, sì. Parenti. Fratelli. Si assomigliano. Ok, poi chi manca? Massimo Zulato, alla batteria. Sono io. Massimiliano. Ciao, tu mi ricordi un personaggio che un personaggio che faceva anche il calciatore oltre che il musicista, adesso mi sfugge il nome, giocava anche nel calcio. Lalas. Bravissimo, Lalas che se non ricordo male aveva la passione anche per la musica. La musica country, era un po' il genere. Country, vedi che mente, tu mi devi assumere Rosa a Radio Marilù. Allora. Il pubblico come risponde durante le vostre serate? Ma guarda, secondo me la parte del pubblico è forse la parte più bella, nel senso che quando ci sentono, vediamo l'entusiasmo e anche chi non conosce magari proprio il nostro genere, si approccia per la prima volta a questo tipo di musica, vedere che tengono il tempo con il piede, è una cosa che a noi ci riempie di gioia, è fantastico. Siete tutti d'accordo? Se non siete d'accordo su quello che dice, assolutamente. Vengo licenziato. è lui il portavoce del gruppo, io direi, insomma, la seconda domanda è di farla alla nostra l'ho vinta. Alla nostra voce femminile. Allora, Chiara, chiedo scusa, funziona questa scelta di unire il country al rock and roll? Sicuramente è quello che ci rappresenta, nel senso che in primis è una scelta proprio perché è la musica che noi in macchina andando al lavoro ascoltiamo, e quindi è stata desiderata da noi. Anche questo, il fatto che ci ispiriamo, Steve Cash sta per Johnny Cash, è stato lui, non poi il demandatore di quello che è l'unione dei diversi stili, quindi rock and roll, country, rockabilly, e quindi questa è la nostra passione che vogliamo trasmettere agli altri. Se qualcuno ha qualcosa da ridire, potete dirlo tranquillamente, no. Avete l'occasione. Io farei partire un applauso. Di sciogliere. Grazie. Allora, Lalas, tornando alla musicalità, siamo convinti che i versi di Johnny, che ha citato la nostra Chiara, insomma, siano senza tempo e che lui rappresenti una sorta di artista punk degli anni 60. Credi che possa essere apprezzato dalla gioventù di questi tempi? Beh, se sì, perché? Secondo me sì, me ne rendo conto in base al pubblico che è sempre più giovane, che viene a vedere i concerti, che viene a ballare sotto il palco, e quindi secondo me sì, insomma.
è un genere che ti prende dentro se, se impari a conoscere certi tipi di musica, impari a capire che ti entra dentro in poche parole questo genere. Anche con i testi, non solo comunque la musicalità, comunque è semplice, però comunque è qualcosa di profondo, come ci chiedevi tu se è l'anima punk degli anni 60, probabilmente sì, certo. Un po' anche ce la presenta a noi, tra virgolette. Ok, allora, sempre tutti d'accordo? Certo. Avete l'occasione, io ribadisco che potete sciogliere il gruppo. Abbiamo già sciolto ieri. Siamo proprio sciolti anche. Siete reduci da una sera. Dove avete suonato? Al Pacanale. Ah, ve le date anche quindi. Sì. Ok. Allora, l'ultima domanda. Vi siete esibiti in diversi bar, pub e locali del Veneto, dove il genere musicale country e rock and roll è molto apprezzato, raccogliendo molti consensi tra il pubblico. Ad oggi il repertorio vostro si è arricchito e tutte le canzoni richiamano sonorità tipiche degli anni 50, cercando di mantenere l'originalità poi dei brani e allo stesso tempo dando un'impronta personale. Certo, nostra. Esatto. Sì, che diciamo noi cerchiamo sempre appunto di mettere qualcosa di nostro, visto anche la presenza di due chitarre folk molto, molto potenti, dico io. Queste sonorità piene sono bellissime. E ci dà una soddisfazione. Chiara, se vi proponessero adesso di fare un talent tipo Amici, tipo, che so, uno dei tanti talent che vengono proposti in televisione. Devono prendere tutti e sette, noi siamo una sola cosa e di sicuro è una... Di sicuro siamo un po' vecchi, forse, Chiara, scusami. Parlo per me. Siamo vecchi, non mi sembra insomma, per fare musica, insomma. Siamo old inside. Beh, un prodotto televisivo, e cosa pensate voi dei talent? Ma sicuramente è una... Sapete che dovete sottostare a determinate regole, voi con il vostro spirito. Sicuramente è un bel trampolino di lancio per persone che credono veramente in questo tipo di professione, comunque, dove tu passi da essere comunque sconosciuto, tra virgolette, e bypassi tutta una sorta di gavetta comunque, certo, con visibilità incredibile. Dove vogliono arrivare gli sti cash? E chi lo sa? Gli sti due cash anni fa non pensavamo neanche di suonare davanti a un pubblico. L'importante è fare musica, proporre musica, divertirsi. Esattamente. Quella è la prima cosa. Tre anni fa non esistevamo, quindi... un ricordo di una serata che proprio vi ha gasato, vi ha dato... qualcosa in più rispetto alle altre. Vai, Andrea. Beh, forse il debutto che abbiamo fatto alla sagra paesana del nostro paese, che è con Selve. La famosa sagra del Borlotto. La sera dei fuochi proprio. Quindi. C'era praticamente tutto il paese in piazza e noi eravamo alla prima esibizione live, diciamo. Quindi oltretutto in casa, quindi con un pubblico, tra virgolette, amico, ma anche nemico, che era venuto a vedere che cosa ci eravamo messi in testa di fare, e quella è stata la serata forse che ci ha dato proprio il là per dopo continuare, continuare. È stata una serata bellissima. Va bene, vogliamo presentare il secondo disco e ci salutiamo con un saluto rigorosamente country, vero? L'Alas, ormai l'ho battezzato, l'Alas 2. L'Alas va in party. Per il Marilou Rock Contest, i secondi classificati, Sti Cash, salutate voi, vai, pubblico ciao. Di Marilou. Ciao. Ciao Marilou. Ci vediamo on stage.